Grande successo per l'apertura del villaggio del Made in L'Aquila, il mini expo che da ieri sera ha aperto i battenti e che proseguirà sino al 2 giugno. La manifestazione ha sfidato il brutto tempo ed è partita, offrendo al pubblico, dopo i saluti delle istituzioni e degli organizzatori, lo spettacolo degli sbandieratori dell'Aquila, che come sempre hanno preso applausi dal numeroso pubblico presente nell'area esterna del terminal di Colle Maggio. Molto apprezzata anche l'esibizione delle ragazze e dei ragazzi dell'Energy Fly di Lenia Sciotti, coreografie spettacolari e danza aerea. Molto bella anche l'esibizione del Pax Center con i ballerini coordinati da Alicia Cimoroni ed Eleonora Pacini. Tante le associazioni cittadine, Special Olympics compresi, che hanno partecipato all'evento. A dare il via al villaggio, che si è illuminato al calar della notte, lo chef aquilano William Zonfa, padrino della manifestazione, che ha messo l'ultima lettera sul pannello con la scritta Made in L'Aquila. Made in L'Aquila vuol dire tante cose, vuol dire tutelare un prodotto, far conoscere un prodotto, i produttori, fare squadra, creare un gruppo che comunque cerca di raccontare le tradizioni culinarie del territorio agli altri, al di fuori del nostro territorio. Ma anche fare squadra, un rapporto sociale, un evento che secondo me è bellissimo perché comunque porta molta attrazione soprattutto in centro. Fatta in questo posto, penso che sia uno dei pochi posti che comunque ci dà la possibilità di fare una piccola cosa in grande. Quindi un posto che comunque rappresenta il territorio vicino alla Basilica di Colle Maggio. 60 espositori, prodotti tipici come il tartufo lo zafferano DOP, ma anche pizza artigianale, peperoncino crusco della Basilicata e le lampade di sale di un'artigiana romana. Tipicità che permettono di offrire un'immagine dell'Aquila e delle eccellenze abruzzesi da esportare. Joint Action di Andrea Di Mario e Roberto Altobelli, grazie a tanti volontari, è riuscita a mettere in piedi un evento di più giorni che si trasformerà in una manifestazione stabile per l'Aquila.